La bomba è una bomba d'aereo americana di 600 libre, quindi circa 272 kg. E le operazioni che sono state condotte stamattina sono state quelle di despolettamento, quindi sono stati tolti i due artifici innescanti all'interno dell'ordigno ed è stato reso inerte. Adesso l'ordigno, come vedete, verrà caricato all'interno di un camion sul letto di sabbia e verrà trasportato in cava per essere distrutto. Su, cammini. Tra circa 10 minuti ci saranno due piccole mini esplosioni, quindi non spadare, non mi sembra una cosa semplice. Sin dal giorno del ritrovamento dell'ordigno, cioè sin dal pomeriggio del 5 gennaio 2016, questa attività di programmazione ha portato all'organizzazione della giornata di oggi e alla bonifica, all'intervento di bonifica da parte del quarto genio guastatori in condizioni di massima sicurezza. L'operazione si è conclusa nel giro di poco meno di 2 ore. E sono soddisfatta anche per l'organizzazione della macchina che ha consentito di realizzare un'attività di collaborazione.